Don Primo Mazzolari. Giovedì Santo 1957. Ma io voglio bene a Giuda. È il discorso tra i più alti di Don Primo, cristiano e sacerdote, quello che esprime, in tono così vibrato e sofferto, la carità del suo cuore anche verso Giuda, in cui vede se stesso e noi tutti. Cari fratelli, è proprio una scena d'agonia e di cenacolo. Fuori c'è tanto buio e piove. Nella nostra chiesa, che è diventata il cenacolo, non piove, non c'è buio, ma c'è una solitudine di cuore di cui forse il Signore ne porta il peso. C'è un nome che torna tanto nella preghiera della messa che sto celebrando in commemorazione del cenacolo del Signore e anche nel Vangelo che vi ho letto in latino. Un nome che fa spavento, il nome di Giuda, il traditore. Un gruppo di vostri bambini rappresentano gli apostoli e sono 12. Quelli sono tutti innocenti, tutti buoni. Non hanno ancora imparato a tradire. E Dio voglia che non soltanto loro, ma che tutti i nostri figliuoli non imparino a tradire il Signore. Perché chi tradisse il Signore, tradisse la propria anima, tradisse i fratelli, tradisse la propria coscienza, tradisse il proprio dovere e diventa un infelice. Io mi dimentico per un momento del Signore. O meglio, il Signore è presente nel riflesso del dolore di questo tradimento che deve aver avuto sul cuore del Signore una sofferenza sconfinata. Povero Giuda. Voi forse vi meraviglierete di questa parola che io dico, di questo infelice discepolo che a un certo momento non ha potuto mantenere fedeltà al suo maestro. Che cosa gli sia passato nell'animo, io non lo so. È uno di quei personaggi più misteriosi che noi troviamo nella passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarlo. Mi accontento di domandarvi questa sera un po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno perché so quante volte
ho tradito il Signore e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di Lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore, perché quando ho ricevuto il bacio del tradimento nel Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare. Amico, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo. Anche in quel momento, quando tutto era già consumato del tradimento, perché quello era il segno che lui aveva dato al gruppo dei soldati e dei servi dei sacerdoti che erano venuti ad arrestarlo dove egli conveniva tutte le sere quando era a Gerusalemme per la preghiera. Colui che io bacerò è lui. Prendetelo. Amico, questa parola che vi dice l'infinita tenerezza della carità del Signore vi fa anche capire perché io l'ho chiamato in questo momento, seguendo appunto il linguaggio suggeritoci dal Signore, fratello. Aveva detto nel Cenacolo: non vi chiamerò servi, ma amici. Gli apostoli sono diventati degli amici del Signore, buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre degli amici. Noi possiamo tradire l'amicizia del Cristo. Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici. Anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore. Giuda è un amico del Signore anche nel momento in cui, baciandolo, consumava il tradimento del Maestro. Vi ho domandato: come mai un apostolo del Signore è finito come traditore? Conoscete voi, o miei cari fratelli, il mistero del male? Sapete dirmi come noi siamo diventati cattivi? Perché ricordatevi che nessuno di noi a un certo momento non ha scoperto dentro di sé il male. L'abbiamo visto crescere il male, non sappiamo neanche perché ci siamo abbandonati al male, non sappiamo neanche perché siamo diventati dei bestemmiatori, non sappiamo neanche perché siamo diventati dei negatori, non sappiamo neanche perché abbiamo voltato le spalle a Cristo e alla Chiesa. A un certo momento, ecco, è venuto fuori il male. Di dove è venuto fuori? Chi ce l'ha insegnato? Chi ci ha corrotto? Chi ci ha tolto l'innocenza? Chi ci ha tolto la fede? Chi ci ha tolto la capacità di credere nel bene, di amare il bene, di accettare il dovere, di affrontare la vita come una missione? Mistero del male, però non è più un mistero la nostra cattiveria. Come non è più un mistero il tradimento di Giuda. A un certo momento l'apostolo è diventato il traditore. A un certo momento il cristiano è diventato un negatore. A un certo momento il battezzato è colui che si sbattezza. A un certo momento colui che è stato segnato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo incomincia a bestemmiare questi santi nomi che l'hanno consacrato: Figlio di Dio, membro della Chiesa. Quale mistero? Vedete, Giuda, fratello nostro, fratello in questa comune miseria
e in questa sorpresa. Qualcheduno però deve aver aiutato Giuda a diventare il traditore. C'è una parola nel Vangelo che non spiega il mistero del male di Giuda, ma che ce lo mette davanti in un modo impressionante. Satana lo ha occupato, ha preso possesso di lui. Qualcheduno deve averlo introdotto. Quanta gente, anche nel nostro paese, ha il mestiere di Satana: distruggere l'opera di Dio, desolare le coscienze, spargere il dubbio, insinuare l'incredulità, togliere la fiducia in Dio, cancellare il Dio dai cuori di tante creature. Perché questa è l'opera del male, è l'opera di Satana. Ha agito in Giuda e può agire anche dentro di noi, o miei cari fratelli, se noi non stiamo attenti. Per questo il Signore aveva detto ai Suoi apostoli, là nell'orto degli ulivi, quando se li era chiamati vicini: state svegli e pregate per non entrare in tentazione. E la tentazione è incominciata col denaro. Le mani che contano il denaro. Che cosa mi date? Che io ve le metto nelle mani. E li contarono 30 denari. Ma glieli hanno contati dopo che il Cristo era già stato arrestato e portato davanti al tribunale. Vedete, il baratto, l'amico, il maestro, colui che l'aveva scelto, colui che ne aveva fatto un apostolo, colui che ci ha fatto un figliuolo di Dio, colui che ci ha dato la dignità, la libertà, la grandezza dei figli di Dio. Ecco, baratto, 30 denari, il piccolo guadagno. Vale poco una coscienza, miei cari fratelli. 30 denari, e qualche volta anche ci vendiamo per meno di 30 denari. Ecco, vedete i nostri guadagni, per cui voi sentite catalogare Giuda come un pessimo affarista. C'è qualcheduno che crede di aver fatto un affare vendendo Cristo, rinnegando Cristo, mettendosi dalla parte dei nemici. Crede di aver guadagnato il posto, un po' di lavoro, una certa stima, una certa considerazione tra certi amici, i quali godono di poter portar via il meglio che c'è nell'anima e nella coscienza di qualche loro compagno. Ecco, vedete il guadagno. 30 denari. Che cosa diventano questi 30 denari? A un certo momento voi vedete un uomo, Giuda. Siamo nella giornata di domani, quando il Cristo sta per essere condannato a morte. Forse lui non aveva immaginato che il suo tradimento arrivasse tanto lontano. Quando ha sentito il crucifige, quando l'ha visto percosso a morte nell'atrio di Pilato, il traditore trova un gesto, un grande gesto. Va dove erano ancora radunati i capi del popolo, quelli che l'avevano comperato, quelli da cui si era lasciato comperare. Ha in mano la borsa, prende i 30 denari, glieli butta. Prendete, è il prezzo del sangue del giusto, una rivelazione di fede. Aveva misurato la gravità del suo misfatto.
Non gli contavano più questi denari. Aveva fatto tanti calcoli su questi denari. Forse vedete gli stessi calcoli che avevano fatto quei nostri poveri fratelli che un mese fa hanno, in via Osopo, portato via 115 milioni e non ne avevano quasi più. Perché il denaro non risponde. E denaro è Cristo. Il baratto lo facciamo quasi volentieri. Il denaro, 30 denari. Che cosa importa la coscienza? Che cosa importa essere cristiani? Che cosa ci importa di Dio? Dio non lo si vede, Dio non ci dà da mangiare, Dio non ci fa divertire, Dio non dà la ragione della nostra vita, i 30 denari. E non abbiamo la forza di tenerli nelle mani e se ne vanno, perché dove la coscienza non è tranquilla, anche il denaro diventa un tormento. C'è un gesto che denota una grandezza umana. Glieli butta là. Credete voi che quella gente capisca qualche cosa? Li raccoglie e dice, poiché hanno del sangue, li mettiamo in disparte. Compereremo un po' di terra e ne faremo un cimitero per i forestieri che muoiono durante la Pasqua e le altre feste grandi del nostro popolo. Così vedete. E la scena si cambia. Domani, quando ci troveremo qui in chiesa, ci troveremo anche le tre. Siamo d'accordo. Per commentare l'agonia del Signore, quelli che hanno la possibilità di essere disponibili. Ma domani sera, qui, quando si scoprirà la croce, voi vedrete che ci sono due patiboli. C'è la croce di Cristo e c'è un albero dove il traditore si è impiccato. Povero Giuda. Povero fratello nostro, il più grande dei peccati non è quello di vendere il Cristo, è quello di disperare. Anche Pietro aveva negato il Maestro e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il Signore lo ha ricollocato al suo posto. Il suo vicario. Tutti gli apostoli hanno abbandonato il Signore e sono tornati. E il Cristo ha perdonato loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi che non ci fosse stato posto anche per Giuda? Se avesse voluto, se si fosse portato ai piedi del Calvario, se lo avesse guardato almeno a un angolo o a una svolta della strada della Via Crucis, la salvezza sarebbe arrivata anche per lui. Povero Giuda. Una croce e l'albero di un impiccato, dei chiodi e una corda. Provate a confrontare, o miei cari fratelli, questi due figli. Voi mi direte, muore l'uno e muore l'altro. Io però vorrei domandarvi qual è la morte che voi eleggete. Sulla croce come il Cristo, nella speranza del Cristo, o impiccati, disperati, senza niente davanti. Miei cari fratelli, perdonatemi se questa sera, che avrebbe dovuto essere di intimità, io vi ho portato delle considerazioni così dolorose. Ma io voglio bene anche a Giuda.
è mio fratello anche questa sera, Giuda. Pregherò per lui anche questa sera. Perché io non giudico. Io non condanno. Dovrei giudicare me. Dovrei condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico che gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore e forse l'ultimo momento, ricordando quella parola e l'accettazione del bacio, io credo che anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi, di là, forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni, un corteo che certamente pare che non faccia onore al figliuolo di Dio come qualcheduno lo concepisse, ma che è una grandezza della sua misericordia. E adesso, miei cari fratelli, adesso che prima di riprendere la messa ripeterò il gesto di Cristo nell'ultima cena, lavando ai nostri bambini che rappresentano gli apostoli del Signore in mezzo a noi, baciando quei piedini innocenti, lasciate che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche voi avete dentro, e lasciate che io domandi a Gesù che è in agonia, a Gesù che ci accetta come siamo, lasciate che io gli domandi come grazia pasquale di chiamarmi questa sera, domani sera, sabato notte, amico, perché la Pasqua è questa parola, detta a un povero Giuda come me, detta dei poveri Giuda come voi, perché questa è la gioia, che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo, che Cristo, anche quando noi ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestemmieremo, anche quando rifiuteremo il sacerdote all'ultimo momento della nostra vita, ricordatevi che per Lui noi saremo sempre gli amici. Don Primo Mazzolari. Venerdì Santo 1959. Ma c'è un gallo. Al termine della processione 1959, Don Primo fece questo discorso. Impressionante e profetico l'accenno che fa. Questo venerdì santo potrebbe essere l'ultimo che faccio con voi. Era veramente l'ultimo venerdì santo che faceva in terra. Avete accompagnato il Signore? Non l'abbiamo visto il Signore. Avete visto questa croce di legno e un povero prete che la portava? Non era la fatica del portare, era la fatica del cuore, che in certe circostanze diventa proprio un povero cuore, anche se si allarga
anche se si lascia spaccare come il cuore di Gesù in croce. Mi sono trovato questa sera, in questo Venerdì Santo, che potrebbe anche essere l'ultimo Venerdì Santo che io passo tra voi, mi sono trovato col carico dei miei peccati, col carico dei miei dispiaceri personali e familiari, col carico delle vostre pene, o miei cari fratelli, perché passando vicino alle vostre case, io raccoglievo piuttosto questa sofferenza che voi avete cercato di coprire attraverso una manifestazione di luce e di fiori che mi diceva tutta la vostra bontà, ma nel medesimo tempo non riusciva a far tacere questa raccolta di pena che voi avete portato qui in chiesa con me. E vedete, ci sono i nostri bambini che hanno voluto portare i simboli. Che brutta parola, perché badate, il legno non è un simbolo, i chiodi non sono un simbolo, la croce di spine non è un simbolo, la lancia non è un simbolo, e il martello e le tenaglie e la spugna e gli scritti che furono segnati sulla croce perché tutti sapessero sotto quale condanna ignominiosa il Cristo l'innocente moriva non sono di simbolo. E sono saliti per farveli vedere, mentre io mi nascondo dietro la mia croce, perché io ho vergogna, ma i nostri bambini sono innocenti, e se non hanno vergogna, e badate, ci siamo tutti, perché in questo momento quello che veramente pesa sui nostri cuori non è il fatto che Cristo è morto. Ne muoiono tanti, e muoiono anche tanti innocenti, ma il fatto che siamo noi che l'abbiamo fatto morire. Badate, incomincio col sacerdote, coi sacerdoti, i sacerdoti di Gerusalemme. Ecco perché vi dicevo che io ho vergogna di presentarmi e sembro come un prigioniero che vi parla dalla cella per quella finestrella che lo nasconde agli altri. E ci siamo tutti. Io, voi, ogni categoria. Ci sono i contadini, ci sono gli artigiani, ci sono i professionisti, perché quelle parole non le ha scritte un artigiano, non le ha scritte un contadino. Ci sono anche i giudici. E badate, abbiamo perfino profanato tutta la natura per condannare e far morire il Cristo. Il ferro dei chiodi, la lancia che è portata per la difesa della patria è nobile quando si tratta di accompagnare un innocente alla morte e diventa un strumento di vergogna e di ignobiltà. Perfino le siepi dei nostri campi dove sono andati a raccogliere le spine che dovevano incoronare, perfino il mare che ha imprestato una spugna che fu inzuppata di amarezza e posto sulle labbra del Cristo. Tutto, vedete, abbiamo profanato. Tutto è stato motivo di condanna nelle nostre mani. Abbiamo deturpato non soltanto noi stessi,
abbiamo deturpato anche la natura. E per questo, vedete, che siamo tanto tristi questa sera, incominciando da me, perché la natura, così bella in questa primavera, in questa sera, in cui pareva quasi, anche con la croce sulle spalle, d'andare incontro a una redenzione della stagione. Tutto, vedete, ha servito nelle nostre mani. Fratelli cari, c'è soltanto una creatura innocente. Cercatela. Io non so se alla mia destra o alla mia sinistra è un gallo. Egli non ne ha colpa. Egli ha cantato nella notte mentre tradivano, giudicavano, percotevano e rinnegavano il Signore. E t'ha ricordato a Pietro quelle parole dette lì poche ore prima dal Maestro. Prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato la terza volta. Miei fratelli, sono solito darvi l'augurio di Pasqua. In questo momento in cui è così facile per me e per voi sentirci uniti sulla croce e nella comune sofferenza e nella comune speranza della redenzione. Ebbene, prendo questa creatura innocente di cui vedete il simbolo, il gallo, canterà domani notte, una, due volte. E siccome tutti noi siamo dei poveri uomini, e siccome tutti noi siamo dei traditori del Signore, siccome tutti noi siamo dei negatori del Signore, siccome tutti noi siamo della gente che ha voltato le spalle al Signore quando la strada incominciava a diventare dura e i sacrifici si moltiplicavano, io vorrei che domani notte tutti i miei uomini, tutti i miei giovani, anche quelli che questa sera non sono qui presenti, io ho pregato lungo la strada per gli assenti, me li sentivo così vicino proprio perché non li vedevo insieme a voi, che domani notte il gallo risvegli dentro di noi il senso delle nostre responsabilità verso il Cristo crocifisso, e che nel nostro cuore, come nel cuore di Pietro, si riaccenda la fiducia nella misericordia, la speranza nella bontà infinita di questo Cristo che allarga le braccia su di noi in questa sera di Venerdì Santo con una tenerezza particolare e che in questi giorni ci affetta. Questa è la Pasqua, non detta da un povero prete, ma commentata da un gallo che nelle intenzioni di Cristo ha suonato meglio delle nostre campane, meglio di tutti i nostri richiami, meglio della voce di questo povero prete che in questo momento, mentre sta per alzare la croce vuota sulle vostre anime, sente che il gallo canta per me, che il gallo canta per voi e ci dice: il Signore è buono, il Signore è buono.